A Bagnoli l'Ilva è stata smontata nel 1988 e proprio come a Taranto c'era accanto Cementir, c'era vicino invece rispetto a un altro stabilimento molto impegnativo dal punto di vista ambientale che era Eternit. Dall'88 solo un terzo dell'area Bagnoli è stata bonificata e il destino di Bagnoli per 28 anni è stato nelle mani di piani, di bonifiche, di benaltristi e di istituzioni locali che hanno sempre detto cosa bisognava fare e cosa invece non sono mai stati capaci di fare. Il rischio vero è che appunto anche la vicenda Taranto faccia la fine di una Bagnoli 2, in cui finalmente il governo interviene con 270 milioni per ribonificare quell'area e soprattutto riportarla ai cittadini, all'ambiente, a una situazione più salubre. In tutti questi anni le istituzioni locali dove erano, a Bagnoli ci sono ancora rifiuti tossici disseminati in quella gigantesca area. E questo è un grande richiamo alla vertenza Ilva, perché abbiamo sin da subito detto non si può ambientalizzare se spegniamo i motori della fabbrica, bisogna farlo contemporaneamente, tanto è vero che proprio a Bagnoli fu bonificata proprio solo l'area dove era lo stabilimento, il resto fu lasciato al completo degrado.